Sono quasi 500 le famiglie di tutto il Piemonte con bimbi tra 5 e 11 anni che hanno aderito all'Open Day informativo promosso dalla Regione per avere notizie dettagliate sui vaccini pediatrici e che poi hanno deciso di vaccinare i propri figli. Altri 2.000 bambini tra i 5 e gli 11 anni sono stati invece vaccinati perché avevano già un appuntamento prefissato. Un risultato importante che ancora oggi si scontra con la decisione di molti over 50 di non vaccinarsi, nonostante il rischio di perdere il lavoro. Mi spiace nel senso che noi abbiamo messo tutte le condizioni perché chiunque anche tardivamente potesse mettersi in regola, perché abbiamo fatto 1.300.000 vaccini in un mese. Siamo la prima, guardate le tabelle di Gimbe, la prima regione d'Italia per terze dosi già inoculate, quindi lo sforzo è stato massimo e permane, per cui a queste persone a cui dico che è meglio tardi che mai. Si può aderire, ormai in tutti i centri vaccinali del Piemonte c'è l'accesso diretto, per cui chiunque in qualsiasi momento della sua giornata ritaglia quel quarto d'ora per andarsi a vaccinare può farlo senza prenotare. E questo vuole essere anche appunto uno strumento a beneficio di quelle persone che, come gli over 50, hanno delle ripercussioni nella loro vita sociale, nella loro vita lavorativa, dall'assenza del Green Pass da vaccinazione. Quindi, come sempre, un Piemonte pronto a prendere per mano chi ha paura di vaccinarsi per spiegargli le opportunità del vaccino e a metterlo nelle condizioni di farlo il più in fretta, nel modo più agevole possibile, come quello dell'accesso diretto. Manderete dei messaggi per far vaccinare i bambini? La campagna della vaccinazione sui bambini è una campagna che la Regione ha fatto così come tutte le altre classi di età. Noi siamo per la libertà di scelta, io lo sono dal primo giorno. Sempre stato contrario all'obbligo vaccinale perché ho sempre ritenuto che fosse più giusto convincere che costringere, a maggior ragione se riguarda i bambini, quindi libertà assoluta delle famiglie di fare la scelta migliore per i propri bambini, dovere delle istituzioni di informare in modo completo ed è quello che cerchiamo di fare.